Ciao a tutte ragazze e ragazzi, allora oggi vi faccio vedere le golosità che abbiamo terminato della serie proprio chi dice, sai, dovete mangiare sano, non devono vedere sto video. Allora comunque, io ho terminato questi biscotti qua, sono i rustici con grano saraceno e gocciole di cioccolato. Questi in particolare sono della Conad, non li avevo mai provati, mai assaggiati, però ero curiosa insomma di provarli. Li ho provati, buonissimi davvero. Cioè io solitamente compro, vado sul sicuro tra virgolette, nel senso come gusto, non come nient'altro, sulla Mulino Bianco, perché cioè, ha un gusto magari particolare, so che mi piacciono e prendo sempre quelli. Questa volta invece ho voluto provare questi qua, che come costo in sé per sé costa c'è cioè, quasi la metà di quanto costa un pacchetto della Mulino Bianco. Questo in particolare è da 500 grammi, l'ho pagato, non mi ricordo, comunque forse 1,50 euro, 1,60 euro, qualcosa del genere. Mi sono piaciuti tantissimo, quindi promossi, li ricomprerò, sì. Poi mio figlio invece adora queste ciambelline qua. Queste in particolare sono del suo cartone animato, tra i suoi cartoni animati preferiti, 44 gatti. Sono ciambelline di cioccolato, ci stanno 6, buonissime, comode da portare in giro con noi quando andiamo a fare la spesa, magari in macchina si vuole mangiare una ciambellina, quando andiamo in piscina, quando andiamo al parco, insomma, comodissime e buonissime. Poi abbiamo finito questi qua, i Cook. Questi in particolare sono con pomodoro e grana padano, buonissimi davvero. Qui dentro ci stanno 10 pacchettini. Cioè, i Tuk poi sono sempre così friabili, croccanti, veramente buoni. Rimangono anche leggeri, non appesantiscono, ecco. Quindi sì, questi veramente buonissimi. Poi abbiamo finito queste qua, queste le adoriamo tutti. Sono le Highlander al pomodoro, veramente buonissime. Queste capita che le mangiamo magari in compagnia la sera con i nostri amici, oppure a pomeriggio mentre guardiamo un film, insomma, ci fanno un'ottima compagnia. Poi abbiamo terminato questi qua, gli Oreo. Questi sono però con l'interno al cioccolato, mentre invece quelli classici sono con la cremina bianca. Quindi abbiamo voluto provare questi qua. Veramente ottimi, non c'è da dire nulla, buonissimi. È una confezione da 4 pacchettini, veramente buoni, buoni, buoni. In ogni pacchettino ci stanno 4 biscottini, buonissimi davvero. Poi mio figlio ha finito questi qua, gli Oro Choc, buonissimi anche questi. Qui dentro invece ci stanno 10 pacchettini da 2 tavolette ognuno. Veramente, veramente buono. È il classico biscotto appunto dell'Oreo. No, dell'Oreo, ma che dico? Degli Oro Saiba. E poi con una tavoletta di cioccolato poggiata sopra. Questo in particolare è al latte perché c'è anche la versione col cioccolato fondente, però lui preferisce questi, boh, buonissimi. Poi abbiamo terminato, era una busta gigante con tanti pacchettini di Smarties all'interno, veramente carini con gli Smarties piccolini, non ho da mostrarveli perché se li sono pappati tutti, quindi vi fa capire che sono piaciuti, infatti comodi, carini, buonissimi. E poi per ultimo abbiamo finito queste caramelle qua. Queste sono tutte e tre della Fruttella. In particolare questi sono gli orzetti Fritz, quindi erano gli orzetti con lo zucchero, insomma, intorno, veramente buoni, buoni, buoni. E dice con succo di frutta. Vabbè, non so quanto succo di frutta ci sia, comunque buoni. Poi i ciucci sempre Fritz, quindi erano dei ciucci alla Coca-Cola, questa volta sempre con lo zucchero attorno, buonissimi anche questi. E poi per ultimo c'erano sì, questi animaletti, qua vi erano 4 animaletti differenti,
sempre con succo di frutta. Questi questa volta però erano solamente gommosi, quindi senza lo zucchero. E sono piaciuti anche questi. Niente, queste erano tutte le nostre, tra virgolette, golosità o schifezze, come si suol dire, perché ovviamente tutte queste cose non vanno proprio per niente d'accordo con un'alimentazione sana. Questo era tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace e ci vediamo al prossimo. Ciao!